Con l'attore Luigi Di Berti per presentare il film Nonostante la nebbia di Goran Paskaljevic online da domenica 21 marzo 2021. Ben trovato. Grazie, eccomi qua. Come lo presenteresti questo film? Beh, intanto mi sembra un film nutriente, un film utile, un film che aiuta a capire delle cose, a mettere insieme dei colori, che insegna un pochino a non essere razzisti, che insegna a essere aperti verso gli altri. Qualche giorno fa leggevo un articolo nel quale si parlava degli italiani all'epoca del Risorgimento a Londra. All'epoca eravamo noi coloro che scappavano dal loro paese. Adesso abbiamo dimenticato quelle cose lì e invece si ripetono. A volte siamo noi, a volte sono gli altri. Mazzini all'epoca, insomma, faceva il doposcuola per i figli degli italiani emigrati a fare gli sguatteri e gli spazzini a Londra, e adesso siamo noi nella situazione in cui possiamo, come dire, ricambiare. Vabbè, mettiamola così. Non sapevo che Goran fosse morto. Io sono veramente dispiaciuto ieri quando l'ho saputo, proprio dispiaciuto, non lo sapevo. Sono trovato benissimo con quel signore, benissimo. Cosa racconta il film? Racconta un atto di misericordia, un atto di generosità, un atto di gratitudine verso quello che ci arriva e che non ci aspettiamo, insomma. E racconta la tolleranza. Anche se si commuove, non sono lacrime, come dire, inutili, non sono i pianti televisivi, sono commozioni dell'anima, è un'altra cosa. Come sei entrato a far parte del progetto? Ah, questa è una cosa a cui non so rispondere. Io conoscevo Amedeo Letizia, forse è nato da lì che mi hanno chiamato, credo, non lo so, francamente non lo so. Mi hanno proposto questa cosa con Goran e io sono andato a fare un colloquio e ho detto: sarà un piacere farlo questo film. E così è andata, insomma. Infatti il personaggio è un personaggio tollerante, un personaggio che bilancia, come dire, la rigidità della madre di Donatella. Sono il papà della protagonista, Donatella Finocchiaro, e la mamma è rigida rispetto a quello che sta accadendo alla figlia. E invece papà mi sembra molto più comprensivo, molto più tollerante, molto più generoso, molto più aperto d'animo. Com'è stato il rapporto col regista? Ottimo, ottimo, assolutamente ottimo. Sorridente e preciso, ottimo, francamente ottimo. Come Ottimo, lavorava con gli attori, con gli interpreti? era molto chiaro, era molto preciso, molto dentro alla storia che voleva raccontare, senza retorica. Infatti, quello che ho visto nel film, e mi ha commosso, francamente, mentre lo vedevo, e mi dicevo: no, 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 non commuoviamoci. In realtà mi commuoveva perché arrivava sempre alla soglia della commozione e poi si fermava. Lasciava che ci fosse una rimanenza da elaborare da solo. Ecco. Hai trovato che il cast sia stata una buona mescolanza? Sì, francamente sì, francamente sì. E non era facile perché il personaggio della Finocchiaro è un personaggio che poteva sfuggire e poteva arrivare a delle commozioni, come dire, artificiali, artificiose, esagerate. No, lei è molto intensa e molto trattenuta, molto contenuta, molto, molto. Ma tutto il film è molto tenuto, tutto il film è a briglia corta. Giorgio Tirabassi, che è anche un eccellente chitarrista, Giorgio è misuratissimo. È intenso come la Finocchiaro. Il film è molto, è credibile e utile. Francamente sono contento di aver partecipato a questa cosa. E mi dispiace che sia il suo ultimo film, una specie di testamento, eh? Chi lo sa, forse. Nonostante la nebbia di Goran Paskaljevic online da domenica 21 marzo 2021, un saluto e un ringraziamento all'attore Luigi Di Berti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.